Bentornati sul canale di Access00, bentornati al nuovo video di Mario Plus Rabbids Kingdom Battle. Siamo alla sfida 2, l'abbiamo già fatta, perciò andrò in cerca della sfida 3 ripartendo da qui e continuando ad esplorare il mondo 2. Vediamo un po' dove riusciamo ad andare. Appena trovo qualcosa di nuovo, che sia una sfida o qualcosa di sbloccabile, ci vediamo. Ok, sfida 3, 10 odiosi conigli. Questa si trova praticamente dove c'era il Banzai Bill, quello. Beh, guardate, bellissimo. Comunque, si trova in questa zona. Se avete visto il mio gameplay sapete a che zona mi sto riferendo. Perciò, sfida 3, normale, entriamo e vediamo un po' cosa riusciamo a fare, perché queste sfide stanno iniziando a diventare un pelino più complicate. Oh, mai quanto le battaglie, le battaglie contro i BB7, ma questi sono dettagli, sconfiggi tutti. E tra l'altro c'è anche un catenaccio, il che ci può... tre catenacci, sconfiggi tutti. C'è anche quel... No, aspetta, allora, con calma e per piacere... No, non è possibile, non mi potete far sconfiggere tutti adesso. Qui ci vuole attacchi dalla distanza a proprio bestia, proprio tantissimi. Zighi primitivi. Certo, questi sono tutti nemici che toglieremo di mezzo con un colpo. Almeno la maggior parte sono tutti con un colpo, a parte questi scudati. Questi sono un po' più un problema. Quella che mi preoccupa più di tutti è la Pirebid, che dovrebbe essere quassù, la pianta Pirebid, che ha 300 comunque di salute. E questo è un problema. In ogni caso, se non ho visto male, abbiamo 4-5 turni, mi sembra, per farlo al top. Quindi spero bastino. Come personaggi io direi di continuare con questi, perché mi vanno più che bene. Quanto danno facciamo? 95-105. Ok, buono, bene a sapersi. E tra l'altro, visto che qui dobbiamo far danni a profusione, io direi di mettere subito il potenziamento delle armi. E vediamo un po' se con Mario forse è il caso di nasconderci. No, perché là c'è uno scudato, è praticamente perfettamente inutile mettersi là. Mentre se mi metto qui magari riesco a prendere, esatto, quello lì coperto lo prendo. Mentre con Rabbid Luigi, con questo cannone, facciamo 83-95. Se mi entrasse il critico potremmo togliere quei due direttamente, addirittura. Mica sarebbe male sta cosa. Allora, facciamo così. Proviamo a utilizzare prima Rabbid Luigi, mettendolo qui. Proviamoci. Vediamo un po' che succede, magari. Piazzandolo... Sì, dai. Per ora piazziamolo qui, che va bene. Sì, ne vedo uno, ma tanto mi va bene. Almeno prendo anche l'altro. Ok. E ora si rischia. Si tenta. Il colpaccio. Vai, Rabbid Luigi. Ti prego. Sì, no, uno solo. Uno solo, l'altro 87. Per tre è rimasto vivo, dannazione. Allora aspettiamo prima di usare i vari bonus di potenziamento. Cosa possiamo fare? Potremmo saltare sopra questo? No, non ci possiamo saltare sopra. Ah, perché ho preso Luigi. Ecco perché. C'era qualcosa che non mi tornava. C'era qualcosa che non mi quadrava. Ecco cos'era. Poi potremmo... Non andare lì perché c'è il catenaccio. Bensì. Ma questi ci prendono... No, sono abbastanza distanti per farci effettivamente del danno. Perciò potrei... Dopodiché... andare a piazzarmi dove? Perché è un problema, questo. È un problema con il nostro Mario. Potrei effettivamente piazzarmi qui e cercare di schiantare questo con il martello, magari. Però rimarrebbe comunque lui vivo. E anche con Luigi non credo che possiamo prenderlo dopo. Il problema è quello. Però ci voglio provare. Aspettate un attimo, ragazzi. Fatemi calcolare una cosa. Perché con questo noi facciamo un danno atroce. Danno sceno. E secondo me... Forse ne prendiamo anche due addirittura. Se io sposto tipo Luigi qua, che va bene in ogni caso, te con questo riesci a prendermi entrambi? No, perché non ci arriva. Però prende questi entrambi, perciò anche sì. Ma vai così, bello. Vai in questo modo, Luigi. Vai, disintegra tutto. Critici, profusione. Mo vieni qua, ragazzi. A soddisfazione estrema ne abbiamo tolti due con un colpo solo. Grande Luigi. E gli mettiamo anche lo sguardo d'aquila, questo obbligatorio. Mentre... No, non mi puoi finire la batteria adesso. È vietato.
È vietato che mi finisci la batteria adesso. Mettiamo il nostro Mario. Oh, se lo metto qui lo prende, quell'altro non ci arriva. Dannazione, per uno qui non ci arriva. Una bella fregatura questa. Allora, mettiamolo comunque qui. È comunque un po' parato, almeno, dagli attacchi della parte opposta. Perciò facciamo così. Grande, turni previsti. Ho visto male, c'era scritto 5. Non previsti, ma previsti. Turni previsti 5. Bene, con un round abbiamo fatto qualcosa, il che non è male. E a questo punto facciamo turno ai nemici e vediamo un po' che succede, che fanno loro. Perché quella che mi preoccupa più di più è quella pianta P-Rabbit. Questo grande catenaccio, meraviglioso catenaccio che hai tolto direttamente un nemico così a caso. Proprio così, tanto gratis, gratuitamente, bene, in questa maniera. Ora, quella pianta P-Rabbit, che è quella di cui io ho più paura in assoluto, per ora si è messa lì tranquilla. L'attacco di questo disgraziato di Luigi. Cos'è? Da dove vede? Da 35 miliardi di chilometri il doppio attacco e me l'ha tolto di mezzo. Ma che figata. Ok, e un bestione è andato. Così tanto per gradire. Ok, lì c'è quello scudato che potrebbe darmi qualche fastidio però al momento, sapete? Anche più di un fastidio mi sa. Perché nessuno dei miei può arrivargli abbastanza vicino da fargli effettivamente danno. Quindi facciamo una cosa, mettiamo il nostro Mario qui. Riesce a vedere qualcuno a parte lui? No. Ok, quindi gli piazziamo la vista dell'eroe. Che io spero serva qualcosa. Se non ora, almeno dopo. Dopodiché con te, caro Rabbit Luigi, non hai il doppio salto. Quindi è un po' la fregatura. Perciò mandiamo avanti un secondo il nostro Luigi, tanto per andare in nuova scoperta. So che metterlo qui potrebbe essere un guaio per il nostro Luigi, però ci provo. Calcolando che alla vista dell'eroe il nostro Mario, io spero nel fatto che lui... Ma questi faceva la carica quando gli attaccavo, no? Giusto? Ok, non ha fatto carica, bene, bene, soddisfazione personale. E col nostro Rabbit Luigi, il nostro Rabbit Luigi lo piazziamo qui. Almeno spariamo, non possiamo sparargli però col razzo, che peccato. No, allora mettiamoci lui qui. Sì, mi va benissimo così, almeno gli metto anche l'indebolitrice. Esatto. Che almeno, vediamo un po' di depotenziare l'attacco che farà il tizio. E prendi nessuno? No, ok. Perciò incrociamo le dita e speriamo che il nostro Mario faccia il suo danno. E che sia bello consistente, si spera. Vai, catenaccio, vai in questo modo. Ecco, io ora... Però lui si muove... Chi si muove prima? Perché il nostro Mario avrà un raggio discreto adesso. Wow. No, bene, bene. Rabbit Luigi, benissimo, benissimo, benissimo. Pensavo stesse mirando a Luigi, invece è andata bene. Che ci fa il bestione lì che non può andare neanche da nessuna parte? Ora, ti girassi e poi... Non così! Non volevo questo! Sì, quello volevo, ma lo dovevi fare prima, dannatissimo vigliacco, che non sei altro. L'importante è che è andata. Ok, tolto... Vai Mario, toglimi di mezzo anche quello, con un bel critico. Yes! Yes! Grandissimo in questo modo, perfetto. Sta andando tutto alla quasi più o meno grande. Molto quasi più o meno. Il casino sarà adesso... Non farci prendere da quel catenaccio, che potrebbe essere un problema alquanto enorme. Non riesco a capire se da lì prende anche il bestione dietro o no il nostro Rabbit Luigi. Luigi prende i tizi e gli fa un danno abominevole. Gli fa veramente danni abominevoli in questo modo. Quindi direi di sparare a lei. Mamma mia, i danni di Luigi, 121 senza critico, cioè è clamoroso. Poi, Pier Lesto, yes. Così almeno il nostro Rabbit Luigi si può muovere di un pelino di più. Dove arrivi adesso col salto, giusto per capirlo? Arrivi qua e il catenaccio ti prende pieno, perciò è abbastanza inutile arrivarci. Volevo arrivare lì sotto perché almeno saremmo saltati su. Il problema è che è inutile. Perciò... Proviamo a mettere Rabbit Luigi qui per il momento e a attaccarlo con il razzo. Se prendesse anche il bestione sarebbe... Non ha preso il bestione, dannazione. Ok, è andata male. Data malino, super barriera, rigorosamente.
perché ho paura che mi ricolpiscano con il nostro. Ma se ti metto qui mica. Sì, mi sa che ci arriva lì. Nella visuale tattica posso vedere quanto si sposta il tizio? No. Bene. Quindi forse è meglio aver paura in questo caso, tipo mettendolo qua, il nostro Mario, che magari può essere una cosa saggia e giusta. Però non arrivi da nessuna parte tu, dannazione. Ok, quindi turno andato. Io spero, lui non dovrebbe arrivarmi addosso, bene. Io spero, a parte che questo si muova, ma non per andare via. Con un colpo di Luigi lo toglievamo di mezzo. Ah, bastava un colpo di Luigi e l'avremmo tolta di mezzo. La barriera è servita a qualcosa. Bene, bene, bestione, scendi lì. Grazie, molto gentile, perfetto. Se ti avvicinavi un'altra po' mi facevi un piacere. Peccato che non è andata come volevo. Ora, lui continua a non prendere nessuno, mentre il nostro Luigi, io lui lo volevo mettere contro la la Pirebid. Però mi sa che forse è il caso di fargli, di togliere prima il bestione. Tutti previsti 5, questo è il quarto. E al prossimo round, cioè al quinto, ci togliamo di mezzo la Pirebid. Facciamo così. Sì. Direi che facciamo proprio in questo modo. Come potrei fare però per fare effettivamente tanti danni? Aspettate un po'. La Pirebid dove diamine è? Ah, è qua su sopra, dannazione, non ci arriviamo. Di poco ma non ci arriviamo. Questo è un peccato. Mentre se io provassi a fare una cosa del genere. Perché Luigi, se non ricordo male, ha due salti, giusto? Fatemi vedere un attimo, perché se Luigi avesse due salti lo mando dalla Pirebid. Eh sì, che ha due salti. Ok, ok, allora. Allora ragazzi, con calma e per piacere, mettiamo prima di tutto il nostro Mario e lo facciamo andare qui all'aperto, tanto non ce ne frega niente. Ma anche qui va benissimo. Sì. E facciamo, gli facciamo attaccare. Io spero che non arrivi lui. Speriamo basti a farmela arrivare vicino, ma non abbastanza da attaccarmi. Ok, bene, era quello che volevo. Dopodiché col nostro Rabbid Luigi la prendi la Pirebid? Sì, quanto danno fai? 80-90, non abbastanza però. Non ce la facciamo allora con un turno solo. Peccato, peccato. Vabbè, metterò Rabbid Luigi qui allora, che è quanto basta. Un critico? Sì, 113, ma non è abbastanza. No. Di poco, no. Dannazione, ma di quanto? Di quanto? Di quanto? Ah, questo è un peccato. Poi andiamo qui sopra e andiamo a prendere, a colpire definitivamente, togliere definitivamente la pianta Pirebid. Da qui però, anzi, da qui ce la fai? Yes. Così almeno con lo sguardo dell'eroe, o no, con la vista, lo sguardo d'aquila, non lo dirò mai giusto. Vediamo un po' di se si muove, togliergli il bestione di sotto. Via del tutto teorica. Intanto la Pirebid è andata. E adesso attiviamo lo sguardo d'aquila con Luigi, che tra l'altro è in posizione rialzata, quindi farebbe anche danno. Il catenaccio io spero. No, ok, non si è mosso contro il bestione. Peccato. Peccato, questo è un vero peccato. Quanti danni li fa? Mi vuoi dire che è appena morto? Dannazione! Vai Luigi, vendica il tuo alter ego Rabbid. Grande così, ok. Quindi ci abbiamo messo un turno meno in ogni caso. Cioè 4 su 5. Dovremmo, dovrebbe essere andata bene la sfida. L'importante è questo, meno male. Quindi va benissimo così, grande, grande Luigi. Che tra l'altro ci ha dato 400 monete e solo 3 sfere del potere. Però vabbè, dai, ci può stare anche una cosa del genere. Sono sempre 3 che schifo non fanno. Qualcuno di voi, non mi ricordo chi, mi aveva detto: mamma mia che tirchi che sono però, solo 3 sfere del potere per ogni sfida. In effetti non posso darvi completamente torto, avete ragione in effetti su una cosa del genere. Però dai, l'importante è che il combattimento sia andato per il verso giusto e che ce l'abbiamo fatta. Qui tra l'altro c'è già la sfida 4. Cioè 2 sfide a ripetizione in questo modo. Wow, schiacciateli presto. Va bene, ok. Super effetto. Un turno previsto. Quindi dobbiamo fare tutto in un turno solo.
Io non ho ben capito se c'è da eliminare tutti i nemici oppure bisogna raggiungere la zona e basta. Credo sia da raggiungere la zona. Di solito quando c'è quella cosa è da raggiungere la zona. Il trucco. Sì, raggiungi la zona. Qui c'è da studiarla, aspettate, guardo un po' la zona perché qui abbiamo un bestione gelato, qui abbiamo tre zighi gelati e un bestione gelato. Potremmo sfruttare questo bestione gelato per farci catapultare qui, però non è detto col nostro Mario. Se ci arriva però, il guaio è quello, se il nostro Mario ci arriva. Ora, sì, cominciamo la battaglia, vediamo un po'. No, non ci arriva. E tra l'altro i nostri compagni non si possono aiutare a vicenda. Quindi è un problema perché l'unica cosa che posso fare con Mario è metterlo qui e aspettare che lui da lì riesca a colpirmi. Perché non è che vedo tante altre alternative. Qui intanto per mia soddisfazione personale voglio togliere di mezzo questi due. Scusate, ma mia soddisfazione. Aspettate un attimo, Luigi dove arrivava? Arrivava fin qui. Però è qui che deve saltare il nostro Luigi. E da qui non ci arriverà mai in teoria. Ok. Io voglio provare, ragazzi. Voglio provare a mettere il nostro Rabbid Luigi qui. E tentiamo. Tentiamo qualcosa di buono, si spera. Poi col nostro Luigi. Saltiamo e. Sì che ci arriva, grande Luigi, perfetto, ok, ho fatto tutto il resto era praticamente inutile perché il nostro Luigi va e completa la sfida, grande in questo modo, mitico Luigi, yes, grande, solo grazie a te è stato possibile tutto questo e a Rabbit Luigi, i due Luigi sia Rabbit che normale hanno fatto il loro lavoro, Mario non ha fatto niente stavolta, mi spiace Mario, in questo caso sei stato inutile, molto inutile, però l'importante è aver completato anche questa sfida. Molto rapida e veloce, devo dire. Ci abbiamo messo abbastanza a fare la prima. Perciò va bene così. Oh, a questo punto, a parte il fatto di andare a vedere un attimo qui che c'è in quest'altra zona, mi piaceva tornare alla base, diciamo così, per vedere cos'erano i tarocchi e farvi vedere alcuni modellini 3D come mi avete chiesto. Perciò facciamo così. Io torno al castello di Peach e ci vediamo al rabbolatorio, come si chiama? Al museo, scusate, al museo. Sì, rabbolatorio, avevo detto bene. Museo rabbolatorio. Ok, l'importante era questo. Ci vediamo i tarocchi, ragazzi, perché. Cos'è questo? Perché c'è quella cosa dentro la palla di vetro? Perché dentro la sfera c'è quella cosa? Per quale oscura ragione? Comunque, questa è andata. Due. Secondo tarocco e ciò. Poi, ne abbiamo sbloccati ben quattro, perciò ci rivediamo. Questo era quello che avevamo sbloccato l'altra volta. Che figata di tarocco che è questo, veramente. Qui abbiamo un Rabbid scienziato pazzo che sta. Qualcosa è andato storto, direi, che è tra l'altro il 14. E qui cosa abbiamo? Questo ha fatto un'imbronzatura un po' selvaggia, ma giusto un pelino un po' selvaggia. È il 19, tra l'altro ha un libro lì, poi ha la crema da sole vicino, ma mi sa che non gli è servita tanto quella crema da sole. Tra l'altro si era dimenticato anche gli occhiali, quindi è venuta una cosa oscena, mai dimenticarsi gli occhiali quando siamo a abbronzarci al sole. Perfetto, perfetto, perfetto. Questi li abbiamo visti, già che ci siamo, piaceva farvi vedere i modellini 3D dei boss. Guardate bello quello di Rabbit Kong. Che genio che è quello di Rabbit Kong. Guardate la cattiveria di Rabbit Kong che attacca. Mamma mia che spettacolo. E questo invece è quello del sabbioniglio. Bellissimo anche questo. Vera e propria figata anche questo. E ho capito che ho la batteria scarica, dannazione. Perfetto, ok. Prima che mi imploda il controller, io direi che per questo episodio ci possiamo salutare qui. Se vi va, condividete questi video sui vostri social. Se vi va, lasciate un like al video se il video vi è piaciuto. Vi ricordo sempre, se vi va, di iscrivervi alle mie pagine Facebook e Twitter per rimanere aggiornati su quello che esce sul canale e quant'altro. Se vi va, di seguirmi su Miiverse, Instagram e Telegram e aggiungermi agli amici di Steam, Switch e PlayStation Network. Un saluto ancora da Access00 e alla prossima. Ciao!